Ed eccoci qua, siamo arrivati a fine 2022, un anno per molti versi tribolato, ma abbiamo una novità editoriale, un libro che abbiamo pubblicato per i nostri clienti, i nostri amici, i nostri sostenitori e che sono molto lieto di presentare, anche perché è una ottima occasione, sia per chi voleva approfittarne del periodo natalizio per fare un regalo a se stesso o a una persona cara e non sa che cosa mettere sotto l'albero, anche perché questo libro è veramente trasversale perché, come recita il titolo, il denaro non dorme mai, 365 frasi memorabili per affrontare a testa alta la borsa e la vita. E come potete immaginare, ci sono 365 frasi veramente selezionate e straselezionate da me e Roberta Rossi, che ha fatto da produttrice, editrice di questa edizione, che si avvalsa anche di collaborazioni per noi molto importanti, per realizzare questo libro che è una strenna natalizia, ma anche un modo per sostenere un'associazione a noi vicina, Wishgate Onlus, che si occupa di persone con disabilità, di pet therapy e persone che vivono parte, buona parte della loro vita, soprattutto quella legata alla giovinezza e anche all'adolescenza, presso orfanotrofi. Allora, per acquistare questo libro è molto semplice perché alla pagina che vedete in sovraimpressione potete sul nostro sito acquistarlo facendo un'offerta anche di solo 15 euro e lo riceverete con corriere. Trovate tutte le informazioni su questa pagina a casa vostra o a casa della persona che indicherete. È un libro che non trovate in commercio. Sono un appassionato, devo dire, un poco di frasi e citazioni. Forse quando ero giovane ragazzo mi ricorda molto il giornale Indro Montanelli, che amava i suoi corsivi, anche i suoi editoriali, infiocchettarli con le citazioni. È stato forse tra i primi grandi giornalisti a capire l'utilizzo della citazione, della frase. Tra l'altro Montanelli una volta raccontò che a volte se le inventava pure in realtà, per però riflettere, perché talvolta, mi dicono gli americani, less is more, in una piccola frase ci sono grandi verità. E devo dire che in queste 365 frasi che abbiamo selezionato su tutti gli argomenti, non solo quindi finanziari, investimenti, ma anche riguardo la saggezza, ce ne sono anche alcune irresistibili di Woody Allen, ma Warren Buffett, ma troverete anche delle perle di Fabri Fibra, quindi siamo, abbiamo spaziato, anche frasi che non sono facilmente, non si trovano normalmente così a disposizione sulle centinaia e centinaia di siti, o migliaia ormai se guardiamo anche quelli internazionali dedicati alle citazioni, perché proprio io e Roberta Rossi, che si occupa con me e con le altre persone del nostro ufficio studi di tutto ciò che riguarda anche la rassegna stampa su molti giornali esteri, andiamo a caccia di queste perle che sono veramente a volte perle di saggezza. Tra l'altro il libro è molto curato, dicevo, come potete vedere anche con rilievi in oro, è un libro decisamente importante. Devo dire che io ho una collezione di libri, anche di citazioni, abbiamo più di 1200 libri in questa nostra biblioteca aziendale e di libri di citazioni così belli non credo che ce ne siano molti perché era un po' l'idea che c'era un po' di anni di fare un'edizione speciale. Tra l'altro, anche dal punto di vista grafico dell'Art Direction, che ringraziamo Cristina Riva che ci ha aiutato a fare questa edizione con un grafico qua di Spezia, è anche un omaggio, un tributo a uno dei più grandi art director pubblicitari americani che è proprio recentemente morto, George Lois, famoso per le sue copertine di Esquire, che in uno dei suoi ultimi libri aveva dimostrato anche che in un libro poteva coesistere immagini, frasi, citazioni piuttosto che consigli, e quindi da questo punto di vista questo libro è anche un omaggio a un grande pubblicitario. Allora, le informazioni le trovate a questa pagina, non voglio farvela troppo lunga, però sono sicuro che questo libro farà veramente bella figura, non solo se lo dovete regalare, ma soprattutto vi darà grande saggezza, perché alcune di queste frasi sono veramente il condensato di decenni e decenni di esperienze nei campi più diversi, a partire da quello naturalmente degli investimenti, visto che naturalmente anche il titolo di questo libro, Il denaro non dorme mai, si ispira a una frase famosa della prima edizione del film Wall Street con Michael Douglas, che poi è diventato anche il titolo del sequel.
buon Natale. Naturalmente questo video circolerà anche dopo. Mi auguro che possiate tutti passare un grande, sereno Natale e buone feste. Grazie.